Il discorso quindi è che la divisione per razze è molto antropocentrica, quindi è molto utile all'uomo. E quando però si acquista un cane, bisogna, si acquista, si prende un cane o si interagisce con un cane, bisogna sapere con che cane hai a che fare. Quindi c'è una componente di razza e una componente individuale, perché sono tutti individui. Quindi bisogna conoscere entrambi. Nel momento in cui si prende un border collie, ad esempio, un cane da pastore, un cane che deve lavorare indipendentemente dalla personalità di ciascun individuo. È un cane che molto probabilmente avrà bisogno di sfogarsi e lavorare con le pecore. Non potendo lavorare con le pecore, dovrà lavorare in un altro modo, attività sportive o affini. Nel momento in cui non si fa questo, ti ritrovi un cane, un border collie, che abbaia tutto il tempo in casa perché non può sfogarsi. Quindi è molto problematica questa cosa. Bisogna fare in modo che chi si avvicina al cane sappia che cane sta prendendo, quindi che razza appartiene, quindi le caratteristiche della razza, e poi arrivi a conoscere l'individuo per capire come relazionarsi con lui. Mi dicono che è arrivato un ospite d'onore, che si chiama Sì, Aristotele, Ari. per gli amici Ari, che è, diamo il benvenuto, può entrare, che è il tuo cane, diciamo, e che ci farà vedere praticamente qualcosa di pratico, che riguarda per esempio Quindi un tu po' il puoi. gioco del tira e molla, Sì, no? allora, giochiamo un pochettino soltanto oggi, anche perché l'ambiente è nuovo, lui non conosce, eccetera. Certo. Tutti sconsigliano il gioco del tira e molla perché dicono che potrebbe rendere aggressivo il cane. Invece farò vedere come giocare con lui, sempre che non ci siano problemi per le luci, il nuovo ambiente, come giocare con lui col tira e molla facendo in modo che il cane comunque sia obbediente e rispetti quelle che sono le regole, diciamo, del bon ton nella nostra relazione. Lui lascerà, farà una serie di cose, pur essendo eccitato comunque dal gioco. Lascia. Seduto. Lascia. Vieni in mezzo. Terra. Terra. Dritto. Seduto. Queste Tienilo pure. sono tutte cose che migliorano il Vieni. rapporto tra padrone e cane e che seguendo un corso non è tanto Sì. importante che vengano imparate come le abbiamo viste, insomma, Eh no, favoriscono ma questo a questo si rapporto. arriva. Lui è un trovatello, eh? È incrociato con un pastore belga malinois, però è un trovatello, aveva 2 mesi e mezzo quando l'abbiamo trovato per strada. Probabilmente un regalo di Natale di cui parlavamo prima. Quello che abbiamo fatto è semplicemente un gioco reso civile, nel senso che chiediamo al cane di fare qualcosa, il cane si sta divertendo, giochiamo insieme, a lui piace mordere. Tra l'altro lui fa discipline sportive anche, nel senso che fa sia obbedienza sia difesa. Quando dico difesa, vedetela un po' come prendere un figlio un po' esuberante e portarlo a fare un'arte marziale. Quindi non si parla di aggressività con risvolti etici come intendiamo noi uomini, perché l'aggressività insita nell'animale ci deve essere per la sua sopravvivenza. Noi non andiamo a lavorare su quello, ma andiamo a lavorare sul gioco e in qualche modo, sembra brutto da dire, ma sulla disciplina, sulle regole. Un po' come andare a fare un'arte marziale in cui non impari a picchiare, impari a fare i kata, impari a controllarti, impari a essere sicuro di te stesso e impari a giocare, anche a divertirti. Seguire un corso favorisce il rapporto tra cane e padrone, la loro convivenza, ma c'è un momento in cui un padrone può dire basta, non ho più bisogno del corso? Ma guarda, sì, no, sì e no. Sì, perché il mio obiettivo, il nostro obiettivo è quello di creare quell'armonia di cui parlavo prima. Per cui nel momento in cui c'è felicità e c'è una buona convivenza nel binomio, va bene così, abbiamo raggiunto il risultato. No, perché si continua sempre ad imparare. Più il cane lavora, sia fisicamente sia mentalmente, più ci sono miglioramenti. Chiaramente rispettando la natura del cane, quindi età, doti, eccetera. Anselmino, cani sciolti, è diventata una onlus, mi pare, in questo In questi periodo, in giorni, questi sì. giorni. Beh, Quali sono i vostri obiettivi? il nostro obiettivo innanzitutto è sensibilizzare le persone,
perché è l'arma vincente. Continuare ad aiutare questi cani che si trovano in queste situazioni drammatiche a trovare una famiglia e far sì che questi cani diventino bravi cani, adatti per entrare in una casa, questo con l'aiuto di Debù, ma non solo, anche crescendo tutti noi stessi di quelli che hanno formato i cani sciolti. Poi un'altra cosa che volevo dire sul discorso di prima, che c'entra molto con i cani sciolti, ma anche con Debù, non è detto che comprarsi un cane di razza sia meglio. Alcune volte è meglio un bastardino, perché a parere mio si ammala di meno, è un cane che togli dal canile e in un qualche modo ti sarà riconoscente per tutta la vita. Poi adesso vanno tanto di moda, ad esempio, i cani da borsetta, il Chihuahua, il Pinscher, che sono bellissimi cani, come tutti gli altri, ci mancherebbe, che vengono comprati per essere portati in una borsetta. Poi molte volte le signore si accorgono che non è bello avere un cane in borsetta, è più bello avere un cane come Ari, con cui poter giocare, con cui avere un buonissimo rapporto. Per cui io spingo veramente tutte le persone a non comprare i cani, perché spendi soldi inutilmente. Ci sono tanti cani che vogliono essere l'amore della tua vita, amarti per tutta la vita, gratis, in un canile. Noi oltre più portiamo su solo cani che sono microchippati, cani che hanno avuto tutte le visite mediche, che hanno passato il test della Leishmania, cani che stanno bene, e non diamo cani problematici soprattutto. Questo vuol dire che prendere un cane dalla nostra associazione, dei cani sciolti Onlus, o comunque da un'altra associazione che fa questo mestiere con cuore per bene, è più sicuro che prendere un cane che hai comprato in un negozio che magari arriva dall'est Europa, trasportato su dei tir dove ne muoiono a decine. Siamo praticamente in chiusura, io chiuderei la prima tappa di questo nostro viaggio che proseguirà nelle prossime settimane con Davide, che ci racconta un po' in conclusione quali sono invece i suoi obiettivi. Ma l'obiettivo è quello di fare in modo, è quello che ho detto all'inizio, è fare in modo che ci sia un buon rapporto nel binomio, quando si parla di binomio si parla di uomo-cane, comunque che il cane sia ben inserito all'interno della famiglia, per evitare quello di cui abbiamo parlato, appunto abbandoni, e per proprio fare in modo che, e casi ce ne sono, fare in modo che l'uomo non arrivi a odiare il cane che ha preso, perché? Perché gli ha distrutto la casa, perché gli ha fatto 9.000 euro di danni in casa, perché trova deiezioni e minzioni dappertutto, e tutte problematiche che poi portano al maltrattamenti e, quando è peggio, all'abbandono. Bene, noi abbiamo concluso, il pubblico in grafica ha visto il sito per contattarvi, certo. Comunque in futuro vi rivedranno su questi schermi. Grazie a voi per essere stati con noi, grazie mille. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito.